Ci sono quesiti esistenziali che da sempre hanno ossessionato l'umanità. Domande del calibro di c'è vita dopo la morte? 15 e 18, quanto fa? Siamo ancora a metà del ciclo vitale di Switch? Bene, oggi proveremo a rispondere a un interrogativo altrettanto importante. Esiste il videogioco perfetto? La risposta già la sapete, ovvio che no, ma nel corso degli anni tanti titoli sono stati indicati come imprescindibili, epocali o addirittura perfetti. Siccome però sono sicuro che sarebbe praticamente impossibile mettere d'accordo tutti con una lista dei titoli perfetti che hanno fatto la storia del videogioco, l'unico modo per procedere è quello di affidarsi al punto di vista più autorevole in assoluto nel mondo dei videogiochi, non certo al parere del primo che passa. Quindi, in questo video ricchissimo, ripercorreremo la storia dei videogiochi perfetti secondo Famitsu, la rivista videoludica per eccellenza in Giappone. Preparatevi perché ne vedremo delle belle e sarà un nuovo spunto di riflessione per ragionare su autorevolezza, differenze culturali e gusti discutibili. Prima di iniziare però risponderò a un'altra domanda fondamentale. Chi ti paga, poro? Voi! Supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Io ho detto tutto, iniziamo! Nell'immaginario collettivo dei gamer cresciuti a pane e videogiochi negli anni 90, il nome di Famitsu ha rappresentato da sempre un punto di riferimento. In un periodo storico dove le uscite arrivavano a scaglioni e le novità più interessanti provenivano tutte dal Giappone, riuscire a scoprire in anteprima che voto si fosse beccato su Famitsu il titolo del momento era un passaggio fondamentale che poteva influenzare drammaticamente il termometro dell'entusiasmo, che oggi voi giovani chiamate hype. Inizialmente, dal marzo 85 al dicembre 86, Famitsu era una colonna di approfondimento sui titoli Famicom dell'epoca all'interno del periodico Login, una rivista dedicata ai giochi PC. Vista l'enorme popolarità della console Nintendo in quegli anni, l'editore decise di trasformare la colonna in una rivista a tutto tondo. Nacque così Famicom Tsushin, con la prima uscita datata 6 giugno 1986. Nel corso degli anni, i temi trattati su Famicom Tsushin arrivarono ad abbracciare tutto il settore console e nel 1993 il caporedattore Hirokazu Amamura, dopo aver provato in anteprima un prototipo di Final Fantasy VII, capì che da lì a poco il mondo dei videogiochi sarebbe cambiato e scelse quindi di modernizzare anche il nome della rivista. Nacque così dalla crasi tra Famicom e Tsushin, Famitsu, nome che fu adottato ufficialmente anche in copertina tra il 1995 e il 1996. Le informazioni a riguardo non sono chiarissime. Ad oggi Shukan Famitsu, la pubblicazione settimanale su cui compaiono le recensioni, esce ogni giovedì con una tiratura di 500.000 copie. Insomma, a quasi 40 anni dalla fondazione, Famitsu rimane un punto di riferimento nel mondo dei videogiochi per tutto il Giappone. La cosa molto particolare però è il sistema utilizzato per valutare i giochi. Piuttosto che affidarsi a un classico sistema decimale, le recensioni di Famitsu sono affidate a 4 recensori differenti, ognuno dei quali poi deve esprimere un voto numerico tra 1 e 10. Quindi il Perfect Score non è in realtà un 10 su 10, ma un 40 su 40. In teoria questa pluralità di punti di vista permette di avere una visione molto più ampia sulla fattura del titolo in questione, e in base alle competenze e ai gusti personali di ogni recensore, questo fa sì che ci sia uno spettro di valutazione più dettagliato. E in teoria raggiungere la perfezione diventa un compito 4 volte più complesso. Insomma, tirare fuori un 10 non capita tutti i giorni, figuriamoci mettere d'accordo 4 capocce diverse. Personalità che tra l'altro ruotano di numero in numero e che, più che un giudizio critico, affidano al loro punteggio un valore che indica le potenzialità del gioco, che magari non è stato neanche provato fino a fondo. Pensate poi che a partire dagli anni 90, visto l'elevato numero di giochi prodotti, si è scelto di non pubblicare le recensioni dei giochi che ottenevano meno di 29 su 40, a meno che uno dei 4 recensori non avesse premiato il titolo con almeno un 8. Mentre da noi la recensione negativa è un must in qualsiasi campo, ai giapponesi interessa parlare solo delle presunte eccellenze. Insomma, un approccio molto meno istituzionale e più rilassato rispetto all'ossessione che noi occidentali abbiamo per i voti. Comunque rimane il fatto che i 40 su 40 dovrebbero essere delle rarità. Ma questo, come dicevamo, solo in teoria, visto che Famitsu ha affibbiato la bellezza di 29 punteggi perfetti. Molti dei quali però sono proprio fuori di testa. Iniziamo però con un dato di fatto. Per un lungo periodo il 40 su 40 è stato un miraggio. Il primo Perfect Score è infatti arrivato solo 12 anni dopo dalla fondazione di Famicom Tsushin. Ci sono stati dei titoli che ci sono andati vicinissimi, come ad esempio A Link to the Past, che nel 1991 si è beccato un 39 su 40, proprio come accaduto a Sua Maestà Super Mario 64 qualche anno dopo. Ad oggi questo viene considerato come un tassello fondamentale della storia del videogioco e ci sta che all'epoca gli venisse data la valutazione più alta mai raggiunta. Sempre
rimanendo nell'ambito della quasi perfezione del 39 su 40, tenetevi pure a mente nomi come Virtua Fighter 2 e Tekken 3, perché dimostrano una certa propensione nel valutare con molto entusiasmo i picchiaduro, in particolare quelli tridimensionali. Ma quindi se non è stato Tekken 3 a beccarsi il 40 su 40 nel 1998, a chi è aspettato questo onore? Se avete visto la mia retrospettiva sul 1998, saprete già quali sono i due papabili candidati a questo voto. Ma fate molta attenzione, Metal Gear Solid fu premiato solo con un 34 su 40, mentre il voto pieno fu raggiunto per la prima volta da Ocarina of Time. Il voto basso di Metal Gear Solid fa proprio male, ma la perfezione raggiunta da Ocarina of Time ci sta tutta. Se doveva esserci un titolo in grado di raggiungere un voto del genere per la prima volta, un evento unico in 12 anni di storia editoriale, quello doveva essere il primo Zelda in tre dimensioni. Poche storie. Una valutazione poi condivisa da molti colleghi e videogiocatori occidentali. Il problema è che da questo momento in poi le valutazioni diventeranno molto più morbide e nell'arco di 26 anni avremo altri 28 40 su 40, una media di più di uno all'anno. Una scelta che depotenzia anche il significato del raggiungimento di un traguardo del genere. E infatti il 4 volte 10 torna solo un anno dopo con Soul Calibur per Dreamcast. Come avevamo visto, la redazione di Famitsu sembrava subire una certa fascinazione verso il genere dei picchiaduro in 3D, che ricordiamo in quegli anni in Giappone nelle sale arcade andava fortissimo. Aggiungeteci che questo era uno dei titoli di punta della lineup del primo anno di commercializzazione del Dreamcast e che graficamente faceva paura, ed ecco che non è così assurdo da comprendere un voto del genere. Una scelta decisamente più inaspettata è quella di dare per la terza volta la votazione massima a Vagrant Story nel 2000. Si tratta forse del titolo che più di tutti rappresentava la maturità delle produzioni Square su PlayStation 1, ed è proprio assurdo pensare che Famitsu abbia avuto il coraggio di riservare un tale onore a un titolo molto meno di impatto rispetto a serie di richiamo come Dragon Quest o Final Fantasy, che in quegli anni poi erano dei veri e propri fenomeni di massa in madrepatria. C'è da dire però che il particolare ibrido tra action e RPG di Vagrant Story, un mix mai più ripetuto in questi termini, era sorretto da un'estetica e un world building che anche in seguito sapranno intercettare i gusti dei redattori di Famitsu. Vagrant Story rimane una sorta di hidden gem tra i capolavori più blasonati e conosciuti, e questo 40 su 40 è una vera e propria medaglia al valore che tramanda la grandezza di questo gioco. Se non l'avete mai fatto, recuperatelo. Comunque questa sorta di noncuranza nei confronti del giudizio del grande pubblico a me fa impazzire, anche perché una situazione del genere oggi, soprattutto in Occidente, è abbastanza impensabile. Una presa di posizione che esplose definitivamente con il 40 su 40 dato a Wind Waker, uscito nel 2003 sul leggendario GameCube. Mentre il mondo intero piangeva e batteva i piedi perché voleva Ocarina of Time 2 e non un cartone animato per bambini, quelli di Famitsu tiravano dritti come un treno di Densha de Go e davano uno schiaffo morale a tutti quelli che si sarebbero svegliati 15 anni dopo per dire: ma lo sai che mi sa che sotto sotto Wind Waker era un mezzo capolavoro? Comunque già adesso è facile riscontrare un certo occhio di riguardo nei confronti della serie di Zelda. Gli invidiosi diranno che una rivista nata come specializzata sulle console Nintendo ha una prospettiva viziata che tende a premiare a prescindere le produzioni della grande N, ed effettivamente un po' il dubbio c'è, non tanto sull'autorevolezza, almeno fino a questo punto, quanto piuttosto sull'imparzialità di Famitsu. Ma visto che parlavamo di autorevolezza, adesso vi faccio ridere perché il voto perfetto successivo è arrivato 2 anni dopo, nel 2005. E non si tratta né di Kingdom Hearts 2 né di Metal Gear Solid 3 Subsistence, ma di Nintendogs. Famitsu, non cambiare mai, mai. Qui veramente non so che dire. Secondo me c'è stata la combo micidiale che univa tre fattori fondamentali per il videogiocatore giapponese: l'amore viscerale per i cani, e loro comunque si sono beccati pure la versione con gli Shiba in copertina, un must, il concetto di Tamagotchi, e poi l'ampio utilizzo di gimmick come il microfono e il touchscreen del DS. Però dai, per quanto iconico e popolare possa essere Nintendogs, ricordiamoci infatti che è il secondo videogioco più venduto di sempre su DS, che a sua volta è una console strapopolare in Giappone, veramente volete farci credere che questo è un gioco perfetto? L'amore per Ivalice, non lo so come si pronuncia, ritorna con un altro 40 su 40 massiccio dato a Final Fantasy XII, un voto che so farà discutere tantissimo gli appassionati del brand. Io infatti sono tra quelli che reputa il 12° episodio nettamente superiore al 10°, ma a livello di impatto culturale e di importanza ricoperta all'interno della lineup PlayStation 2 è difficile mettere questo capitolo al di sopra delle avventure di Tidus e Yuna,
Ma poi soprattutto, non mi avete dato il perfect score al sesto o al settimo e se lo prende Final Fantasy XII? Per me è una scelta assurda, ma vi garantisco che da qui in poi le cose peggiorano. Arriva il 2008 e Famitsu impazzisce completamente con 3 perfect score nell'arco di un solo anno. Il primo è dato a Super Smash Bros. Brawl, che diciamocelo, ha un grandissimo story mode, è ancora più vasto e enciclopedico di Melee, ma gli manca qualcosa e non mi riferisco solo dal punto di vista del competitivo. Sospetto che il botone sia stato merito anche dell'inclusione di Solid Snake nel roster. Il 2008 era infatti l'anno del riscatto di Kojima, che si beccava il suo primo perfect score con Metal Gear Solid 4, che fatemelo dire è un insulto a tutto quello che c'è stato prima. Come conclusione della saga è un vero e proprio inno al fanservice e un grandissimo regalo ai fedeli kojimiani, ma come gioco è il meno convincente di tutti e 4 i titoli principali della serie. Non dimentichiamoci che però Famitsu doveva probabilmente scusarsi per il 34 su 40 dato al primo Solid. Questo voto perfetto sembra più un ringraziamento a una serie che in teoria si sarebbe dovuta concludere proprio con Guns of the Patriots. Il 2008 termina poi con il 40 su 40 più giapponese che possa mai esistere. Infatti spettava a 428 Shibuya Scramble l'onore di essere la prima e unica, almeno ad oggi, visual novel a essere ritenuta perfetta sulle pagine di Famitsu. Un titolo che non ho mai giocato, ma so essere straapprezzato dai fan del genere. Qui secondo me si vede tutta la distanza culturale di gusti che c'è tra la grande utenza giapponese e quella occidentale. Una grandissima fetta del nostro pubblico partirebbe già con enormi difficoltà a considerare una visual novel un videogioco a tutto tondo, figuriamoci a considerarlo perfetto. Però fermi tutti, perché molto più difficile da relativizzare è il 40 su 40 dato a New Super Mario Bros. Wii. Famitsu, ma che mi combini? Per quanto possiate essere affezionati a questo capitolo, ma che senso può avere dare un voto del genere a uno dei platform 2D meno ispirati di sempre? A sto punto potevano darlo all'episodio per DS, ma sarebbe stato altrettanto ingiusto nei confronti di un passato ben più meritevole di essere premiato con una valutazione del genere. L'unica cosa che mi viene in mente è la possibile valutazione esagerata che è stata data alla componente multiplayer, che ha fatto schizzare alle stelle il voto. Per carità, divertentissimo, però tutto quello che c'è intorno, insomma. Poi abbiamo finalmente il riconoscimento dell'importanza ricoperta da Dragon Quest, che solo al suo nono capitolo si beccava la valutazione massima. Anche qui secondo me giocò tanto la fascinazione nei confronti del DS e del multiplayer, visto che alcune trovate anticipavano poi quello che sarebbe diventato lo Street Pass del 3DS. Molto interessante notare come il rimanere ancorato alla formula classica del JRPG a turni fosse visto come un pregio in Giappone, mentre era percepito come un limite, quasi un arcaicismo in Occidente. Si dice arcaicismo? Non lo so, io comunque l'ho detto. Ma quasi mi dimenticavo, il nono capitolo non sarà l'unico a ricevere il punteggio massimo, ma la magia si ripeterà qualche anno dopo con la prima versione di Dragon Quest XI, Echi di un'era perduta. Questo segnava il ritorno della serie su un console dopo una lunga parentesi sulle portate di Nintendo. Questo fattore contribuì a far sì che anche in Occidente venisse indicato come un vero e proprio capolavoro e tra i migliori giochi del genere, un perfetto mix tra classicismo e modernità che proiettava la serie verso nuovi orizzonti. Ancora una volta Famitsu ci aveva visto lungo. Un'altra differenza abissale stava nella capacità di intercettare il fenomeno di Monster Hunter. Mentre in Occidente la serie di Capcom rimaneva confinata agli amanti dei JRPG, una minoranza nella minoranza, in Giappone era già un fenomeno di culto e su Wii il terzo episodio si beccò il 40 su 40. Vedendo questi voti ci si rende conto anche di una differenza enorme di percezione che c'era nei confronti degli hardware Nintendo. Mentre da noi l'aprirsi al mondo casual con hardware innovativi ma anche tecnicamente limitati era visto da gamer di lunga data come un cambio di direzione doloroso, quasi un tradimento, in Giappone si abbracciava con molto più entusiasmo questo cambio culturale. Forse perché già da decenni il videogioco era visto come un tipo di intrattenimento aperto a tutti e non solo agli hardcore gamer duri e puri. E chiudiamo il 2009 con un altro 40 su 40 controverso, quello dato a Bayonetta, e qui c'è tanto di cui discutere. Ad esempio io trovo più affascinante, seppur imperfetto, il primo capitolo rispetto al secondo. Il seguito però è stato indicato come perfetto da più di una pubblicazione, ma in Occidente. E qualche pazzo addirittura ha dato il 10 pure a Bayonetta 3. Decisione semplicemente incommentabile. Fermo restando che per me Bayonetta non è un titolo da 10, tanto di cappello a quelli di Famitsu per aver intercettato il genio creativo di Platinum Games praticamente agli albori, dopo aver incensato sì Okami, ma dopo aver dato comunque solo un 31 su 40
80 a Mad World. Sarebbe bello leggere il testo dei quattro pareri per capire se il votone sia arrivato dopo un'attenta analisi del combat system, oppure sia tutto merito della sessualizzazione fuori parametro della protagonista e del suo umorismo completamente sopra le righe. Io forse la risposta già la so. C'è però un dettaglio molto interessante: il voto massimo fu dato alla versione Xbox 360, mentre quella PlayStation 3 si beccò solo 38 su 40. Guardate che non era affatto scontato premiare la versione disponibile su una console occidentale, anche perché non so se ci avete fatto caso, ma fino ad ora tutti i titoli citati sono stati prodotti da studi nipponici. I titoli provenienti al di fuori dal Giappone venivano molto spesso snobbati. Fermiamoci però un attimo a riflettere, perché arrivati a questo punto abbiamo un totale di 13 perfect score, 7 dei quali però, più della metà, sono tutti arrivati nell'arco di 2 anni. Direi che questo è un chiaro segnale di come in quegli anni la linea editoriale di Famitsu fosse cambiata drasticamente, e da quanto mi sembra di capire leggendo un po' sui forum online, anche la validità delle recensioni e delle votazioni finali era stata molto ridimensionata agli occhi dei lettori giapponesi. Il 40 su 40 dato nel 2010 a Peace Walker è comprensibile ma non giustificabile, almeno dal mio punto di vista. Per quanto si tratti del Metal Gear Solid più ambizioso in assoluto fino a quel momento, con tonnellate di contenuti derivati da tutti gli episodi precedenti, tra cui anche una corposa modalità multiplayer, si tratta pur sempre di un gioco estremamente limitato dalle capacità e dal layout della piattaforma su cui fu concepito, delle limitazioni evidenti che allontanavano Peace Walker dalla perfezione. E mentre Metal Gear si confermava come una delle serie predilette dal team di Famitsu, Pokémon si beccava finalmente il suo primo perfect score grazie a Pokémon Nero e Bianco su Nintendo DS. Il gioco fu concepito come una sorta di rivitalizzazione del brand, un nuovo punto di inizio per le nuove generazioni che si sarebbero avvicinate per la prima volta alla saga di Game Freak, e questa operazione di rilancio funzionò alla grande. Tanta della critica internazionale attribuì i voti più alti di sempre a un gioco Pokémon, anche se poi la media finale si attesta molto lontana dal 10, e Famitsu, galvanizzata probabilmente dalla popolarità del DS, appioppò il primo 40 su 40 a un gioco Pokémon. Credo che molti fan di vecchia data siano d'accordo con una scelta del genere. Che ne dite? Difficile invece convincere gli appassionati della saga di Zelda che Skyward Sword fosse un titolo epocale e monumentale da mettere a fianco a mostri sacri del calibro di Ocarina of Time e Wind Waker. Eppure, andando in direzione opposta rispetto alla critica occidentale, Famitsu premiò Skyward Sword come l'espressione massima di una formula ormai consolidata. Un ragionamento molto azzardato, a mio avviso, o meglio, che si potrebbe fare sulla remaster in HD, che limitava tante delle imperfezioni della release originale, che erano dei difetti palesi e manifesti già all'epoca della prima pubblicazione. Ma anche qui si potrebbe parlare al massimo di un ottimo Zelda in 3D, di sicuro non del migliore, né del più importante, né tantomeno di un gioco perfetto. Nel 2011 spettava Skyrim rompere le barriere regionali infrangendo un tabù culturale. La creatura Bethesda era infatti la prima produzione occidentale a essere insignita con il massimo dei voti su Famitsu. E so che tantissimi di voi potrebbero essere d'accordo con questa votazione, stiamo parlando di un titolo generazionale, ma qui dovremmo aprire il discorso su cosa vogliamo intendere con perfezione, soprattutto nel videogioco. Per quanto immersive e affascinanti, epiche e avvincenti possano essere le avventure Bethesda, ecco, perfetta è proprio l'ultimo aggettivo che mi verrebbe mai in mente di avvicinarli. Però alla fine tutte queste pippe mentali vanno a farsi benedire nel momento esatto in cui ti rendi conto che Famitsu decretò che l'altro gioco perfetto dell'anno era Final Fantasy 13-2. Aridatice Nintendogs. Tanto per dire, pure Final Fantasy 13 base si era beccato 39 su 40, beccandosi il premio di corridoio meglio recensito della storia. Neanche voglio soffermarmi più di tanto sulla saga di Final Fantasy 13, però che vi devo dire, se con Nintendogs la credibilità di Famitsu poteva vacillare, dopo questo voto dato a Final Fantasy 13-2 per me nulla ha più senso. Un discorso simile a Peace Walker lo potremmo fare con Kid Icarus, un altro titolo estremamente affascinante che pagava tanto le limitazioni tecniche della piattaforma su cui era stato concepito. Nel momento in cui hai bisogno di uno stand per poter giocare su una console portatile, direi che qualcosa è andato storto, altro che perfezione. Però a quanto pare a Famitsu di questo non gliene fregava niente. Il 40 su 40 dato a Yakuza 5 è un altro di quei voti strainteressanti, perché mette in evidenza di nuovo la differenza di percezione che c'era all'epoca tra Occidente e Oriente. Mentre da noi la serie ancora faticava a prendere piede nel mainstream, in Giappone già si beccava votoni assurdi fino a raggiungere la perfezione. Ci è voluto tantissimo tempo, ma ora direi che il giudizio si è equilibrato. Non è un caso che l'ultimo 40 su 40 e l'unico del 2024 sia stato dato a Like a Dragon, Infinite Wealth,
titolo indicato come capolavoro anche da buona parte della stampa nostrana. Bisogna riconoscerlo, in questo Famitsu ha fatto proprio da apripista. Ma tra il 2012 e il 2024 ci sono 12 anni di fuoco in cui spicca il 40 su 40 dato a All Stars Battle, il picchiaduro delle bizzarre avventure di JoJo. La fascinazione nei confronti dei picchiaduro 3D e la fedeltà nel riproporre l'opera del maestro Araki hanno fatto sì che i redattori chiudessero gli occhi di fronte a dei palesi problemi di bilanciamento e a un uso criminale delle microtransazioni nella modalità storia. Difetti invece ampiamente evidenziati dalla stampa internazionale e che furono corretti a suon di patch nel corso degli anni. Nel 2013 però fu il turno del secondo gioco occidentale a ricevere il perfect score. Ancora più significativo di Skyrim, l'apertura di Famitsu nei riguardi di GTA è a dir poco epocale e in un modo un po' profetico i massimi onori sono stati conferiti al quinto episodio, quello che sarebbe diventato uno dei videogiochi più importanti e redditizi di tutti i tempi. Per quanto mi riguarda, lo dico davvero boomer, il 4 con tutti i suoi difetti l'ho sempre trovato migliore del suo seguito. L'amore nei confronti di Kojima spinse a premiare il famoso game designer con due 40 su 40 su dei titoli a dir poco controversi. Nonostante mancasse un pezzo di gioco, il perfect score dato a Metal Gear Solid 5 sa proprio di abbraccio dato a un amico pronto a partire per tornare chissà quando, così come il voto massimo a Death Stranding è un caloroso bentornato, nonostante tutto. Se devo dire la mia, ma aspetto di sapere anche la vostra, trovo molto più giustificabile la perfezione attribuita a Death Stranding, un titolo che riporta una chiara intenzione autoriale dall'inizio alla fine, piuttosto che quella data a Metal Gear Solid 5, un gioco che manifesta in modo palese tutte le tensioni interne emerse durante lo sviluppo. Ma continuo a ripeterlo, per quanto possa aver apprezzato entrambi i giochi, non li avrei mai messi nell'Olimpo dei titoli perfetti. Per la parte finale non seguirò un ordine cronologico, proprio per lasciare il meglio in conclusione. Quindi nel 2023 il penultimo voto perfetto mai dato a un gioco è stato preso da Street Fighter 6, una scelta allineata con l'entusiasmo dimostrato dalla critica occidentale, che ha indicato il sesto capitolo come il più completo e accessibile di sempre. Però fa proprio strano che questa onorificenza non sia arrivata precedentemente, quando Street Fighter scriveva la storia del genere. Il terzo e ultimo, almeno per il momento, perfect score dato a un titolo occidentale spetta a Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Fa riflettere e notare come questa reimmaginazione digitale del Giappone feudale abbia convinto molto di più i giapponesi stessi che il pubblico occidentale, anche se poi nel corso degli anni il titolo è stato ampiamente rivalutato. Forse noi soffriamo di più la stanchezza nei confronti dell'open world, un genere che presumo sia stato molto meno toccato dai giocatori nipponici che non hanno il sudore freddo quando sentono la parola Ubisoft. Brrr. Ma chiudiamo con una doppietta che di sicuro farà discutere. Voi avreste dato il massimo dei voti sia a Breath of the Wild che a Tears of the Kingdom? No, perché Famitsu l'ha fatto. Io vi dico la mia. Sono d'accordo nell'indicare Breath of the Wild come uno dei giochi più importanti degli ultimi anni e sì, potrei anche prendermi la responsabilità di chiamarlo il gioco perfetto, prendendo in considerazione anche tutto quello che ha rappresentato all'interno dell'industria. Ma non mi sentirei mai di dire lo stesso per Tears of the Kingdom, che per quanto un miglioramento del predecessore, non si porta presso la stessa carica rivoluzionaria e in un certo senso tradisce le aspettative nei confronti di quello che sarebbe potuto essere. Insomma, per me si tratta di un titolo imperfetto, un titolo che ho adorato, l'ho definito addirittura un capolavoro generazionale, ma la perfezione probabilmente è altrove. E questi erano i 29 giochi perfetti secondo Famitsu. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, poi facciamo un gioco, facciamo finta che questa perfezione esista. Voi quale gioco indichereste come il titolo da 10, il videogioco perfetto? Vi aspetto nei commenti, fatemi anche sapere che ne pensate di video del genere, perché di voti assurdi se ne potrebbe parlare all'infinito. Cioè, per dirvi, Final Fantasy XVI su Famitsu si è beccato 39 su 40, Famitsu siete pazzi. Comunque non mi resta che augurarvi un buon weekend, voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto votate duro. Io sono il Poro Fami, Michele Tsu, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...